Due sconfitte e un successo per il nostro Abruzzo di Ale esordio stagionale. In A2 maschile la Sieco illude, si illude, poi si arrende allo spessore tecnico del Brescia dell'ex Cisolla, compleanno ben 44 primavere, onorato con 15 punti e 48% offensivo. Primo set senza storia, perso a 18, poi il bravo del Fra che ha sostituito l'infortunato Piazza, cresce in cabina di regia, assiste magnificamente i vari Pessoa e Sant'Angelo, 18 punti, e si vince nettamente la seconda frazione, 1-1, ma la terza è quella decisiva. In pavi davanti, pensate, fino al 15-12, poi il buio totale, un parziale pazzesco di 11-1. Gara capovolta, l'exploit degli irraggiungibili lombardi, peccato davvero. Occhio allora alla seconda in casa domenica prossima col più abbordabile Cantù. In A3 gonfia di felicità l'esordio dell'Abba Pineto che spugna con un secco 3-1 in rimonta il campo del Belluno. Applausi per tutti, a partire dal palleggiatore Mattia Catone, forse il migliore. Bene la musica generale, in evidenza all'opposto svedese Link con i suoi 23 punti, ottima percentuale di Bertoli, 54% con 3 muri e 17 punti. Splendida prestazione del giovane fatto in casa abruzzese Claudio Montanaro con 11 punti e ben 7 muri vincenti. Brillante anche Capitan Calonico, insomma, convince l'equipe di Rovinelli al suo via e in attesa del Prata di Pordenone. Negativo inizio in A2 femminile di un Altino un po' acciaccato, un po' emozionato sul campo del forte Brescia Montichiari, un 3-0 pesante ma con un crescendo nei parziali che lascia sperare in attesa del turno interno a Lanciano contro una vecchia conoscenza, il Sant'Elia dell'ex tecnico d'Amico. Giornata storta in generale con una percentuale assai bassa, 18 in attacco, da salvare la prestazione complessiva della Spicocchi, 7 punti con 2 muri e 44%. Domani alle 21 e non più alle 21:30 ripartirà Pallavolè, ospiti di gran prestigio nella prima puntata come i due tecnici campioni d'Europa di fresco, Fefe De Giorgi e Davide Mazzanti, nonché l'opinionista Rai Consuelo Mancifesta, in più il presidente regionale FIPAV Di Camillo e il vertice dell'Altino Aniello Papa.